Siamo con Stefania Di Iorio, nuova fiduciaria CONI qui a Civitavecchia. Una giornata importante è quella dell'incontro per il centro CONI, ci racconta le sue impressioni. Riportare nuovamente il centro CONI a Civitavecchia è stata un'esperienza molto molto entusiasmante. E l'anno scorso avevamo 4 associazioni, quest'anno 2 associazioni, e quindi diciamo che siamo andati a contaminare il territorio con questa nuova progettualità. Una progettualità che dovrebbe appunto trasmettere l'importanza della polisportività, ma soprattutto far capire che lo sport improntato come gioco, come divertimento, poi porterà ai bambini dei risultati migliori rispetto a uno sport proposto in modo stressante ed eccessivamente competitivo. Io sono un docente formatore del CONI Lazio, questo è un progetto nazionale. Si chiama proprio Centro CONI Avviamento e Orientamento allo Sport. Qui a Civitavecchia è già il secondo anno che improntiamo questo sport, questa polisportività, perché il Centro CONI è basato proprio sulla polisportività e la multidisciplinarietà. E attraverso il coordinatore Stefania Di Iorio abbiamo anche quest'anno avviato questa attività, e quindi oggi con questa prima festa di lancio mi auguro che queste due società sportive, che sono Civitavecchia Volley e il Dopolavoro Ferroviario Calcio, si avviano verso questo progetto che sicuramente farà crescere e formare nel modo migliore i loro bambini. Siamo contenti di ospitare la prima giornata, nonché giornata inaugurale di questo progetto, che abbiamo sposato per il secondo anno consecutivo, in quanto ha dato degli ottimi risultati. Abbiamo visto dei bambini molto collaborativi nella scorsa annata, abbiamo visto dei bambini entusiasti, e quindi abbiamo deciso di riproporre questo progetto proprio perché abbiamo visto molto 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 entusiasmo. L'impressione è positiva. Per noi del Dopolavoro è la prima partecipazione a questo progetto. Ci crediamo tanto a questo progetto CONI. Sono sicuro che nel futuro ci saranno tante altre adesioni, perché questo progetto è mirato sempre, ricordiamoci, ai bambini. I bambini attraverso lo sport crescono. Già dai ragazzi che giocano una bellissima impressione. Il CONI a Civitavecchia direi che è presente in maniera preponderante e si sta creando una bellissima collaborazione sia con l'Istituto Marconi che con le associazioni di Civitavecchia.